Sta iniziando a funzionare. Noi stessi le vediamo in prima persona perché cominciamo ad avere diversi partner che vogliono lavorare con noi. Naturalmente va colmato un gap culturale, perché è logico che bisogna un attimino rivedere i propri processi interni. Vendere cloud non è come vendere IT tradizionale, quindi bisogna un attimino rivedere i propri processi interni, bisogna rivedere i propri margini, quindi ragionare a lungo termine come il cloud ci insegna, e cambiare anche l'approccio ai servizi. Quindi sta cominciando a funzionare, c'è molto più interesse, perché tutti vogliono restare naturalmente sul mercato. Sta facendo anche selezione, ma questo nell'IT l'abbiamo sempre visto, i cambi portano alla selezione, però sì, sta cominciando a funzionare. Mi ha sorpreso in maniera estremamente positiva è l'interesse da parte della PMI, una volta che hanno cominciato a utilizzare il cloud, anche nelle forme più banali, cominciare a dire: ma forse dietro a questo c'è di più, e quindi a chiedere, a ritornare magari dopo un anno a dire: ma scusa, ma posso fare qualcosa di più? Mi aiuti a fare qualcosa di più? E questo mi ha sorpreso molto positivamente. In forma negativa, la tendenza a volte magari italiana del lotta al cambiamento, e quindi il cloud porta, no, a cambiare anche alle aziende determinate cose, questa lotta che purtroppo fa parte del nostro DNA, ma che pian piano si comincia a far capire alle persone i vantaggi, proprio nell'utilizzo quotidiano, perché molto spesso parliamo di cloud inteso come grossi sistemi. In realtà le persone poi perché usano WhatsApp, perché usano Facebook, perché è un qualcosa che usano quotidianamente e gli va a rispondere alla sua esigenza quotidiana. Quando comincia a far vedere che il cloud può essere utilizzato quotidianamente, allora quella negatività riesce a trasformarla in estrema positività.